Filmo l'arrivo. Eccoci, siamo qui. Io e Giovanna, lei a caccia di storie, io a caccia di spiriti. Siamo alla Cattolico di Roma. Adesso facciamo un po' di giri. Se riesco a farmi raccontare qualche cosa di interessante dalla guardianella mentre giriamo, ma l'ho già persa. Mi sa che è già andata a caccia di statue. E allora io vado a zonzo. Ho visto un po' di movimento. Ho visto anche due pappagalli ara e due gatti. Ma sembra che quegli animali vadano a coppia, due a due, in questo cimitero. Gli ara mi hanno anche salutato con un poderoso grido, ma lo vedete più avanti, sono riuscita anche a filmarlo. Intanto vado a cercare la guardianella, che me la so fumata. Voi vedrete invece tutta la puntata completa. Non so dove guardare in cam. Eccola, dovrebbe essere lei. Sembra un po' Dalida con questi capelli. C'ho un cespuglio che non finisce più, per quello che mi faccio le codette la sera. Ma avete capito il perché? Adesso guardatevi il tour. A dopo. Da dove cominciamo? Da dove cominciamo? Da qua. È piccolino questo, è più piccolino forse, eh? Degli altri, ce la fanno a farlo in due. Non ti permetterò di spegnerti adesso perché ti lancio contro il muro.
Sve, l'angelo del dolore, dai, devi fare una foto lì. Questa tomba è famosissima. Famosissima. Questa è una tomba che era la moglie di uno scultore. Eh? Era la moglie di uno scultore. Uh-huh. E lui le ha fatto questa tomba. È stato lui a fare questo monumento per la moglie. Bella! È stupenda. L'angelo del dolore si chiama ed è stata copiatissima in tutti i cimiteri. Si sentirà la tua voce nel mio video. Ti racconto spiega questa cosa? Sì. Dimmi, devi fare una foto, Sve. È bellissima. È stupenda. È veramente stupenda. Sì. Allora, se riesci, adesso ti faccio l'inquadratura. Tu te devi mettere qua. Io mi metto là vicino a lei e mi fai una foto. Devi schiacciare questo al centro. Aspetta che lo so, eh. Lo so. Aspetta che mi tolgo tutta l'imbragatura. Tanto te filmo anche. Mi pare brutta la foto. Basta. Facciamo un altro da qua. Con gli occhiali da sole, vediamo quale viene. Fatta? La voglio mettere la storia di lei. Eh? La voglio mettere la e ripartiamo. Guarda, sembra una più famiglia quella che c'è in Spagna. Quella mi aveva incuriosito da subito, mi aveva proprio chiamato. È gotica. Sì, sì. Che bella che è. Bellissima. Se riesco a filmarla, ma... La vedo dura. È enorme. Bella, meravigliosa.
Buongiorno, signor gatto. È un custode lui. Sì. Sei un custode, mio mio. Un guardiano? Dopo ripassiamo perché mi vogliono fare una foto pure con lei. Perché la sto... Hai sentito? Ah, stai facendo... Attenti. E te l'ho detto che voglio fare pure. E poi c'è anche chi al cimitero litiga. Ti sembra il caso di far casino qua dentro, miau miau?
Gio, vieni qua. Quanto è bella questa. Ma lei è Maria! Lei è Maria! Sì, Maria. Lo so, Bolea. Boleschi, sì, Maria. Allora, Tu le praticamente. conosci per nome, ci fai quattro chiacchiere, io no. Allora, ti racconto io. Maria era figlia di un ufficiale russo e la madre aveva cinque figli. Praticamente uno di questi figli, Sergei, il maschio, aveva praticamente problemi di salute, perché siccome là c'è sempre freddo in Russia, erano venuti in Italia per il clima più mite. E si era portata dietro i figli. Nel frattempo si è innamorata di un anarchico, la madre di Maria, e ha cominciato anche a finanziarlo. Praticamente il padre ha scoperto questa tresca e la voleva, ha detto alla madre: torna in patria con i figli. La madre non è tornata, il padre è venuto in Italia, si è prelevato i figli e se li è portati via. Maria e la sorella di Maria erano ospiti a casa di amici, quindi non è riuscito a portarsele via. Maria ha preso la scarlattina praticamente e poi è morta. Ok? Di Capì? lei parlerò nel mio libro, I segreti delle Quindi tombe. devo tagliare il video? No, non lo devi tagliare, ti ho raccontato un pezzettino. Allora va bene. Però c'è la storia di chi era innamorata Maria, di chi le faceva la corte. Questo poi lo Insomma, leggiamo poi sul lo tuo leggete libro. nel libro. La voglio! Lei è È Maria, carino. sì. Se giri, c'è la dedica della mamma ai figli. L'ho già filmata al Ah, dietro. sì? Sì, ho Ah, filmato ok. tutto. Sì. Là. Pensavo fosse più grande, sai? Invece è proprio piccolina la tomba. Pensavo fosse più grande dalle foto che avevo visto. Dalle foto, sì, in internet.
che ci fa Gesù? Quando mi sembra qualcosa a me, niente. Sarebbe stato un bel boom. Tu che raccontavi la storia, la statua e lei che appariva, invece non l'ho vista. I pappagalli. Ah, siete bellissimi.
E qua finisce il video di oggi. Di oggi. Perché dove eravamo oggi? Oggi eravamo al cimitero degli inglesi, che sarebbe il cimitero acattolico qui a Roma. Sì, perché io ho fatto tutte le riprese oggi, sono andata a caccia dei miei fantasmi mentre tu andavi a caccia delle tue storie, ma non avevo detto perché nel cimitero non era una cosa carina Possibile, parlare sì. troppo, allora ho evitato, però appunto non avevo specificato qual era il cimitero che abbiamo visitato oggi, per quello ti dicevo. Un cimitero bellissimo, di cui vi parlerò poi anche io, e vi parlerò della parte storica di questo cimitero. Sveva vi ha parlato e vi parlerà della parte paranormale, io vi parlerò della parte storica e dei segreti che ci sono all'interno di questo cimitero I meraviglioso, segreti delle i tombe. segreti delle tombe che ci sono all'interno del cimitero degli inglesi. Come Sì, dicevo. diciamo che questo video qua è un video pilota un po' per entrambe, nel senso che qua ho solo filmato l'andazzo, ho filmato sia te quando interagivi con le tue statue. E sia me a caccia di cose, però non ho messo cosa ho trovato o cosa hai trovato, ho fatto solo il filmato del nostro Giro. giro. Poi tu appunto metterai le tue sulla pagina dei segreti delle tombe sui tuoi lavori e io poi farò l'analisi di ciò che invece ho trovato, ho filmato da PC con calma perché è da lavorare tanto lì. E poi farò un video proprio con quello che invece ho catturato nel mio a parte. Una storia di queste all'interno del cimitero degli inglesi la troverete poi nel mio libro I segreti delle Ah, tombe. vero, sì, quello di cui Sì, parlavi oggi. ho accennato un pezzettino di questa storia, quindi della storia di Maria, nel video di Sveva, però poi c'è tutta una storia che si snoda dietro. Io ho accennato proprio un Mi ha pezzettino voluto per. torturare con la curiosità, in poche parole, sapevatelo. Però mi Perché piace, sei lo malvagio. so. E quindi, però, sto pensando che forse possiamo aggiungerne un'altra. Chi? L'altra statua, quella lì che era decapitata e che hanno restaurato e che hanno Ah, sì. messo. Sì, sto. Oggi mi frullava in testa questa roba qui, te ne ho anche parlato. Sì. E quindi mi sa che. Tu vedi, io sono curiosa poi di saperle però le storie. No, mi dispiace. Oggi ti ho regalato un pezzo grosso della storia di Maria, eh. Le ho regalato e vi ho regalato. Sì, vero. Qui ho detto più del dovuto, eh. Ho detto più del dovuto. In effetti gli ho detto, non è che adesso la devo tagliare perché hai parlato troppo. Mi dice, ma no, no, lasciala. Poi mi dice, ma no, quasi quasi taglia. Io, no, adesso non la taglio, me la tengo. Impari. E quindi questo, speriamo che questo video che ha fatto Sveva vi piaccia, che le storie che ha catturato e le statue che ha catturato vi piacciono e. E vediamo, domani andiamo. Lei c'è già stata stamattina, ma ne parliamo domani, che tanto ci devo tornare, ci deve tornare con me. Andiamo al verano, dove io torno a caccia delle mie prove da cercare di darmi sull'esistenza delle entità E io vado a caccia di storie da raccontarmi da se trovo. raccontare per i segreti delle tombe. Quindi ci rivediamo Ci vediamo domani. domani. Ciao. Ciao!